Il progetto Apriti Museo coinvolge la Fondazione Centro Culturale Valdese e il Centro di Comunicazione Aumentativa Alternativa dell'Uliveto, un progetto inclusivo che offre l'opportunità di fruire del patrimonio museale, per ora della parte etnografica del Museo Valdese di Torre Pellice. Volevamo lavorare sulla parte dei servizi educativi, quindi la valorizzazione dei musei dal punto di vista dell'accessibilità al patrimonio culturale, e in questo caso volevamo lavorare sulla disabilità comunicativa, e quindi come migliorare il nostro lavoro di guide e anche i materiali disponibili nei musei per chi avesse dei problemi di disabilità comunicativa. Il fatto di poter accedere al patrimonio museale, ad esempio, del proprio paese è assolutamente un'opportunità comunicativa essenziale per la qualità di vita di una persona. Insieme di strategie, di tecniche, di modalità, di strumenti che permettono alle persone che non comunicano verbalmente di trovare altri canali per comunicare i loro pensieri. Tutto il materiale che abbiamo realizzato e anche le competenze che abbiamo acquisito sono diventate parte integrante delle visite fatte all'interno del museo. Ci ha insegnato anche molto dal punto di vista proprio personale, rivolgerci in un certo modo, essere molto chiari nel linguaggio, non esagerare nei racconti ma neanche nelle domande. Abbiamo proprio un po' rivisto il nostro modo di lavorare. Siamo partiti dall'analisi di una normale visita, quindi dal linguaggio usato dalle guide, da che cosa si fa vedere, da che cosa si dice, da come si rielabora la visita al museo, e poi abbiamo cercato di adattarla. Quindi si trattava di trovare strumenti, strategie, possibilità alternative, molte, in modo che le guide adeguatamente formate, preparate, potessero poi scegliere tra i vari strumenti e adattare quindi la visita a seconda della persona che hanno davanti. Un materiale che utilizziamo e che piace moltissimo è proprio quello dell'utilizzo di queste schede. Cominciamo a creare il ciclo appendendo le tesserine. Questo è un momento della visita, poi però c'è il momento del poter indovinare a cosa servono certi oggetti, riconoscere il profumo del sapone fatto in casa rispetto alla saponetta comprata al supermercato. Utilizziamo le sagome, utilizziamo anche oggetti tipo questa campana, perché è fondamentale che i bambini possano toccare e sperimentare con le loro mani. Quindi partiamo dall'oggetto reale, che si può toccare, sperimentare dal punto di vista sensoriale, si passa alle fotografie degli oggetti fino a un linguaggio simbolico più complesso. Sono vari livelli, appunto, vengono utilizzati per permettere di adeguare la spiegazione e la comprensione a diversi livelli di possibilità. Apriti Museo è già stato sperimentato con successo da alcune scuole del territorio che lavorano con la comunicazione aumentativa alternativa. L'obiettivo è ora estendere il progetto anche alla sezione storica del museo. Speriamo di poter anche ragionare rispetto ai progetti che ci sono in corso sul nuovo allestimento del museo per il prossimo anno, che cosa eventualmente può essere anche inserito dall'inizio all'interno di un percorso museale, cosa invece lo utilizzeremo come materiale dei servizi educativi.